Cerno contro Benevento, una partita ad altissima quota nel girone C con due squadre che sognano la Serie B e si affrontano in un donato cuccio tutto esaurito per alimentare un sogno meraviglioso, quello della Serie Cadetta, con una Juve Stabia da inseguire senza perdere ulteriore terreno. Inizia la partita con Murano, unica punta nella Picerno, Lanini, Ciano e Starita, invece il tridente del Benevento. Parte meglio il Picerno, che dopo 5 minuti costruisce con D'Agostino, che entra nel rigore, resta in piedi, mette fuori Maiorino con il tacco, va a cercare e trovare Pitarresi, conclusione deviata, poi arriva Ceccarelli che sbatte in porta il gol dell'1-0, secondo in questo campionato per il numero 7 della Z Picerno, che torna a segnare, non lo faceva addirittura da novembre, e continua a colpire in avvio il Picerno. Gol numero 9 all'interno dei primi 15 minuti di partita. Reazione del Benevento con Ciano che passa e segna, ma secondo Giaccaia, l'arbitro di questa partita, il controllo del capitano del Benevento sarebbe viziato da un fallo di mano. Eccolo qua il replay con Ciano che secondo Giaccaia si aiuta nel controllo con il braccio. Minuto 17, accade questo con il Picerno che poi trova la forza di andare in profondità. D'Agostino, da Murano, Paleari tiene a galla nel finale di primo tempo il Benevento, che riesce ad andare all'intervallo sotto di un solo gol. Nel secondo tempo ci prova Pastina da lontanissimo, conclusione forte su cui è prodigioso due volte Merelli, che dice di no anche al secondo tentativo. Grandissima parata doppia del portiere del Picerno, quest'oggi ancora una volta titolare in questa partita. Minuto 73, Ciciretti entrato su punizione, cerca e trova Lanini, colpo di testa, Merelli pizzica il pallone che sbatte sulla traversa. Altra grandissima, colossale occasione per il Benevento, che poi però la partita riesce a metterla sui binari giusti. Azione insistita con Pastina da Pinato, anche lui subentrato all'ingresso dell'area di rigore. Arriva il contatto con Biasiolla per Giaccaia e calcio di rigore, giallo per il difensore croato. Rivediamo tutto con Pinato che riesce a vincere questo duello anche con un po' di fortuna, e poi si prende il calcione da parte di Biasiolla. Ci saranno 2 minuti di pausa perché Pinato avrà necessità di cure, e poi Ciciretti dal dischetto, minuto 78 e 30, il Benevento la pareggia. A questo minuto segnate anche i secondi, perché Ciciretti segna ed esulta, il Benevento mette il pallone in centro del campo perché ci crede e vuole completare la rimonta. Non passano neanche 60 secondi, Lanini tira in porta, la devia Merelli, Carfora arriva con il secondo gettone che vale il cash out, 2-1 per il Benevento che completa la rimonta e sogna e fa sognare i 191 tifosi arrivati dalla campagna. Qui rivediamo la conclusione in diagonale di Lanini, la parata di Merelli che però la lascia lì, stavolta non può nulla il portiere del Picerno. Dopo 5 minuti di recupero il Benevento esulta, rimonta vitale completata, e Benevento che accorce in classifica sia sul Picerno che sulla Juve Stabia, sconfitta a Catania